Campagna referendaria per i 5 quesiti proposti dalla Lega Nord, che ha visto impegnato lo stesso segretario Matteo Salvini proprio in Piemonte in questi 2 giorni. Com'è andata? Assolutamente positiva, una campagna referendaria con i 5 quesiti che i cittadini hanno preso di buon grado e hanno sottoscritto. Grande partecipazione soprattutto nei quesiti referendari, diciamo cosiddetti primari, che sono l'eliminazione della legge Fornero e della legge sulla prostituzione, la legge Merlin, ma anche sugli altri, sulla legge Mancino, c'è stata una grande approvazione dai cittadini e ci sono state code in tutte le città in cui ho visitato i gazebo, in tutte le città del Piemonte e i numeri sono assolutamente dalla nostra. Pensiamo di chiudere velocemente anche in Piemonte la campagna referendaria per poi lanciare la campagna elettorale che purtroppo ci vedrà toccare anche le elezioni regionali in Piemonte. Presidente Cotta ha detto che comunque lascia una regione con i conti a posto. Sì, ha preso 4 anni fa una regione con grandi difficoltà economiche, con grandi riforme da svolgere. In 4 anni, con tempi record, si sono risanati i conti pubblici e si sono fatte le riforme che il Piemonte aspettava da decenni. Questo è un grazie alla Presidenza Cotta e a tutta la Lega che ha governato bene. Purtroppo sono stati stoppati sul quasi photo finish, mancando un anno dalla scadenza naturale, e questo non ci permetterà di svolgere quelle riforme avviate e speriamo nel prossimo quinquennio con la Lega al governo.